Entra nel vivo il campionato di promozione che registra le ultime 6 giornate di campionato. L'Alcamo in casa deve ancora vincere. Ad onor del vero, la formazione bianconera tra le mura amiche ha vinto, ma quando giocava ancora in campo neutro per l'indisponibilità dello stadio Lelio Catella. Dal rientro nella struttura alcamese soltanto sconfitte e un solo pareggio con il Fulgatore. Adesso per la formazione bianconera si presenta un'altra gara assolutamente tosta e difficile, quella con il San Vitolo Capo dell'ex Tiscione. Potrebbe essere l'ultima spiaggia per l'Alcamo per cercare di riavvicinarsi ai playoff e soprattutto per allontanare una crisi societaria sfociata nelle dimissioni del presidente Gaetano Di Bartolo. Soltanto in caso di vittoria i bianconeri potrebbero rientrare a pieno titolo nel giro playoff ed evitare che il divario dalla seconda posizione possa arrivare a 10 lunghezze, una distanza che non consente la disputa del playoff. Per quanto riguarda il resto della giornata, big match a Trapani tra l'Accademia e il Camarat, mentre la Folgore riceve un Iccarense che sembra oramai allo sbando. Avrà qualche difficoltà in più invece il Fulgatore, che ospiterà il Castel Termini, mentre il Marsala, oramai ultimo in classifica e già retrocesso matematicamente, sarà in trasferta sul terreno del Gemini. Impegno esterno per il Partinico Dace, autore di una stagione sicuramente importante sul terreno del Petrosino. La classifica a questo punto del campionato di promozione vede in testa il Fulgatore con 38 punti, inseguito da Camarat e Folgore a quota 36. In quarta posizione l'Accademia Trapani con 32 punti, poi i Partinico Dace e San Vitolo Capo con 30. L'Alcamo insegue a 28. Da segnalare che all'andata proprio la gara a San Vitolo Capo fu la migliore prestazione per l'Alcamo, che adesso cercherà di fare il bis, anche se il compito sembra alquanto difficile. Alle spalle dell'Alcamo, che occupa la settima posizione, ci sono i Carenze, Carini, Gemini, Petrosino, Castel Termini e Marsala.